Restauro e riqualificazione del complesso borbonico. Questo è il nome di uno dei tanti progetti attivati nel 2006, finanziati con fondi POR, che prevedevano, dietro un investimento di circa 5 milioni di euro, la ristrutturazione dell'intero complesso del Fusaro, che avrebbe potuto così ospitare anche attività concertistiche, culturali e sportive. I lavori partirono e furono conclusi. Nessuno però si sarebbe mai aspettato che per rendere fruibile la nuova pista ciclabile del Fusaro, nata da questo progetto, ci fosse stato il bisogno da parte dei cittadini di mettere su un presidio permanente per l'apertura della pista. Già negli scorsi anni, nell'ultimo periodo, il coordinamento delle periferie, insieme ai circoli bacolesi del PD e SEL, denunciarono lo stato di abbandono e di degrado in cui versava il percorso ciclabile, ma senza risultati. Così, domenica scorsa, 26 maggio, i cittadini hanno deciso di dar sfogo alla loro indignazione, avviando una campagna di protesta che ha riscosso e sta riscuotendo tuttora dei buoni risultati. Dopo l'incontro con il sindaco Schiano e con il centro ittico campano lunedì 27 maggio, i cittadini e gli attivisti hanno potuto finalmente assistere il giorno dopo alle prime operazioni di pulizia. Siamo al quinto giorno di lotta con il presidio permanente fuori cancella e finalmente qualcosa si comincia a smuovere. Lunedì abbiamo avuto un incontro con il sindaco, il presidente del centro ittico campano, e da martedì stesso stanno iniziando i lavori di pulizia da parte dell'ente comunale. Quindi il presidio andrà avanti finché i lavori non saranno completati e finché la pista non sarà del tutto resa fruibile per i cittadini, e quindi noi continueremo a rimanere i cancelli aperti per garantire una posizione sul territorio. I manifestanti non lasceranno il presidio finché l'area non tornerà totalmente fruibile all'intera cittadinanza. Intanto però, per questo primo passo, il coordinamento può ritenersi in parte soddisfatto, soprattutto per la risposta popolare. Beh, la nostra soddisfazione è quando le istituzioni daranno credito e daranno ovviamente contributo alla valorizzazione del territorio. Noi non siamo affatto soddisfatti, siamo soddisfatti dell'impegno e del senso di civiltà della stragrande maggioranza dei cittadini che ci stanno dando veramente un grandissimo contributo. Una manifestazione di lotta che si è trasformata in una vera e propria festa, con tanto di cene e spettacoli musicali. Dobbiamo comunque garantire anche la spettacolarità dell'evento, per cui i cittadini sono stati mobilitati nell'azione di lotta e di sera giustamente avranno diritto anche a un momento di relax con musica, cena, spettacolo e si tira avanti fino al mattino successivo. Ora non ci resta che attendere la fine dei lavori di riqualificazione e festeggiare l'apertura al pubblico.